l'inno nazionale intonato dal coro dell'Istituto Martiri di Civitella e il tricolore sulla torre di addestramento della caserma dei Vigili del Fuoco che piano piano si compone. Un'emozionante cerimonia ha ricordato la santa patrona dei pompieri, Santa Barbara. Dopo la messa officiata dal vescovo Andrea Migliavacca, la caserma aretina ha accolto decine di ragazzi che hanno assistito alla simulazione di un incidente stradale. Mi premeva ricordare l'impegno occorso agli inizi di novembre per l'alluvione che ha visto i vigili impegnati sia fuori dalla provincia aretina che anche nell'Aretino, dove sono stati fatti molti interventi per danni d'acqua e da vento. A volte è stato ricordato che comunque insomma, gli uomini non bastano mai. Dal punto di vista dell'organico, qual è la fotografia che si scatta in questo giorno? Ma dal punto di vista dell'organico è chiaro che una carenza fisiologica c'è sempre, perché c'è il turnover, ci sono i pensionamenti, ci sono le nuove assunzioni. Tuttavia quello che mi sento di dire è che qualora noi abbiamo carenze di personale, chiediamo delle ore di straordinarie aggiuntive che vanno ad aggiungersi al lavoro ordinario che l'organico presente viene a fare. Per cui, per fronteggiare quelle carenze, abbiamo fatto riferimento appunto alle richieste di assegnazioni fondi specifiche. Momento clou della mattinata, quando Spider-Man è sceso dalla torre ed è stato salvato da quei supereroi che si chiamano Vigili del Fuoco.